questa mattina la compagnia Carabinieri di Brindisi ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Brindisi su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 7 indagati, tra cui 2 donne ritenuti responsabili a vario titolo di detenzione e cessione in concorso di sostanze stupefacenti, furto nonché tentata rapina. A 2 degli indagati è stata applicata la custodia in carcere, mentre i rimanenti 5 sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. L'indagine è stata denominata il Trentino, poiché così gli indagati chiamavano per telefono la dose di 0,3 grammi di cocaina. È stata condotta dalla stazione Carabinieri di Cellino San Marco mediante servizi di OCP e brevi periodi di intercettazioni telefoniche ambientali, puntualmente riscontrati da sequestri di stupefacenti, arresti in flagranza ed escussione degli acquirenti. L'attività ha permesso di raccogliere elementi di prova sugli indagati in ordine all'esercizio di un'articolata rete di vendita al dettaglio di cocaina e marijuana nell'ambito dei comuni di Cellino San Marco e limitrofi, facendo emergere altresì la commissione da parte degli stessi di reati contro il patrimonio, perpetrati quale forma di finanziamento dell'illecito traffico di stupefacenti. Rieccoci dall'edicola ai portici. Pietro Filomeno, oggi che cosa abbiamo? Ma io credo che la notizia più ghiotta possa essere quella dell'interrogazione che ha fatto Domenico Attanase, interrogazione scritta con richiesta di risposta scritta a proposito dei dissuasori segnaletici sull'handicap. Ha creato una sorta di proprio, non dico scandalo, se lo diciamo usiamo le virgolette. Cioè, come si possono mettere dissuasore in quella maniera? Pericolosa, tra l'altro. Sono state pubblicate delle foto, tutto, eccetera. Attanase, con il suo intervento puntualissimo in tutte le cose che ha messo per iscritto, fa riferimento anche soprattutto al codice della strada e alle norme che prevedono l'installazione di questi dissuasori, con tutto, no? Le indicazioni minuziose, insomma, il riferimento proprio alla norma. Chiede in questa, appunto, interrogazione scritta, quali sono stati i criteri che sono stati messi in atto, se sono state rispettate le norme. A guardare le foto e a guardarle anche nella realtà, sembrerebbe di no, perché costituiscono un ostacolo. Dice, vuole anche Attanase avere tutta la. Stiamo facendo una sintesi Sì, di tutto per questo, forza. perché poi ovvio che ci sono tanti angoli e aspetti del problema, ma non si può neanche entrare in dettaglio, anche perché sono pure cose di tipo giuridico, diciamo, che al telespettatore interessa poco. Ecco, lui chiede anche tutta la documentazione relativa alla procedura con cui è stato poi, no? Sì, allora. Operato questo tipo di segnaletica. Bene, allora, diciamo che questa interrogazione ha scatenato un mezzo putiferio su Facebook perché pare che un componente dell'ufficio tecnico abbia protestato in maniera abbastanza, tra virgolette, anche un po' volgare sul social network e poi Attanasi ha risposto con un altro comunicato stampa, il sindaco ha messo il mi piace, tu non sei esperto al commento di questo dipendente comunale, putiferio. Beh, forza, perché qui non si capisce più se sono gli amministratori che devono prendersi la responsabilità di quello che viene fatto o addirittura un semplice impiegato. Ma chi se fosse un dirigente del settore, no? Ma al di là di questo è lo stile, la maniera. Allora, c'è il fatto di sostanza che riguarda a chi deve veramente intervenire e rispondere su queste cose, ma poi c'è anche la forma. Adesso con questi Sì, mezzi c'è non è. un uso non Ma a corretto. parte c'è un uso corretto, c'è una volgarità, una caduta di stile che non fa merito e onore a nessuno. Giustamente Attanase si è molto di più incavolato anche se si pensa a quello che era successo in precedenza, quando si sentì costretto a dare le dimissioni da presidente della commissione sul regolamento comunale perché era stato definito
il nipote di Curto, addirittura quindi, dal sindaco. E quindi questa è un'altra situazione che io ti devo, scusami, sì, per troppi tempi televisivi, tempi quindi quelli. Dobbiamo. Quindi diamo appuntamento alla prossima, questa è Settimana Santa, non siamo tutti più buoni. Ma io spero, ma quali buone? Te l'abbiamo già detto, perché la società si è così materializzata, non laicizzata, perché quello è un concetto positivo, ma si è così involgarita al punto che neanche durante la Settimana Santa facciamo un po' di pace. Ci si è messa la xylella, ma qua ci mettiamo anche di nostro abbondantemente, è il segno anche questo dei tempi. Alla prossima. Siamo con Michele Iurlaro, è nata in questi giorni un ennesimo dibattito, questa volta sul restauro della statua della cascata. Siamo in Settimana Santa, ci sta tutto. Eh sì, assolutamente, lo ripeto, la Settimana Santa di Francavilla Fontana è un po' come il Festival di Sanremo. L'ultima polemica in ordine di tempo, scoppiata ovviamente sui social network, è quella proprio sul restauro della cascata. Ero stato io stesso a provocare un po', avevo parlato quasi di remake, tanta mi sembrava la differenza tra la statua originale, o meglio quella che noi pensavamo fosse la statua originale, e quella ritornata dopo il restauro. Sembrano due statue diverse, sembra mancare una sorta di pathos. In realtà la storia è ben diversa. Mi sono recato questa mattina presso la chiesa di Santa Chiara e ho notato come effettivamente dal vivo la statua comunque restituisca quella sensazione che magari le foto non riuscivano a dare, e poi ho anche fatto un piccolo esperimento. Allora, questa è la statua nuova, l'ho fotografata stamattina e poi l'ho stampata in bianco e nero. Questa qui è sempre la statua nuova, anche se sembra essere quella vecchia, perché ci ho praticamente disegnato sopra con la matita, cercando di accentuare alcune espressioni che invece rivedevo nelle foto della statua prima del restauro. E credo che sia stata esattamente questa la tecnica utilizzata dai precedenti restauratori, quella di disegnare sopra il volto del Cristo per mettere in risalto alcune espressioni che però non erano probabilmente state volute dal Pinca, quindi probabilmente si tratta effettivamente di un restauro ben fatto, assolutamente ben fatto. Tra l'altro possiamo anche fare questo esperimento: sostituendo il volto di Maria Angelotti con il Cristo, possiamo notare che anche l'espressione di Gianni Canaliere assume molto più pathos rispetto al normale, quindi esperimento assolutamente riuscito. Ecco, diciamo che nel frattempo oggi è stato pubblicato l'opuscolo della Gazzetta del Mezzogiorno che riguarda i riti della Settimana Santa, gran parte dedicata a Taranto, e c'è da dire che i pappamusci sono diventati pamusci, come puoi leggere. Pamusci, i pamusci, diciamo che non mi sembra corretto andare a giudicare il lavoro, sì, comunque, era giusto, dei colleghi, però i pamusci sono un nuovo termine coniato. Io qualche tempo fa li avevo ribattezzati spapamusci, anche molto. Adesso c'è l'ufficialità, i pamusci. I pamusci di Francavilla Fontana. Alla prossima. Pamusci. Ospitiamo nella biblioteca comunale di Ostuni una manifestazione di grande rilievo. Parliamo del caso di Sacco e Vanzetti, i due immigrati italiani che furono condannati ingiustamente e furono giustiziati negli Stati Uniti nel 1926. Non devo rievocare io la storia di Sacco e Vanzetti, perché a farlo saranno due dei maggiori studiosi italiani del problema dell'emigrazione e di Sacco e Vanzetti. Con questo noi vogliamo, non dico aprire perché l'abbiamo già fatto nei giorni scorsi, ma insomma inaugurare una gestione diversa della biblioteca comunale, aperta a tutte le associazioni culturali di Ostuni e soprattutto aperta anche a manifestazioni di grande rilievo culturale. Gli anarchici non vanno pensati come individui esclusivamente legati alle bombe o ai movimenti violenti. Gli anarchici sono persone di estrema sensibilità, e se pensiamo che negli anni di cui ci occupiamo, cioè il periodo di Sacco e di Vanzetti, gli anarchici erano in estrema sintesi dei cultori del bello, dei cultori della cultura, degli uomini che hanno portato in un settore che era estremamente povero, estremamente misero, estremamente lasciato in abbandono, hanno portato
grandissime possibilità di accrescimento culturale. Le prime cose che gli anarchici hanno pensato sono state le scuole, le seconde sono state le biblioteche e le terze sono stati i libri. Diciamo che quello che è il pensiero comune di immaginare gli anarchici come persone squisitamente bombarole è un pensiero sufficientemente deviante, perché così non ha. Vanzetti proveniva da Villa Faletto, un piccolo comune della provincia di Cuneo, mentre Sacco, che era pugliese, proveniva da Torre Maggiore in provincia di Foggia, e che quindi il caso Sacco e Vanzetti in qualche modo coinvolge direttamente la Puglia e i pugliesi, coinvolge quella che è stata l'esperienza migratoria dalle province pugliesi, e a questo proposito vale la pena sottolineare come il caso Sacco e Vanzetti sia stato un caso anche collegato, perché no, alla storia d'Italia e anche alla storia regionale. Si inserisce in quel fiume umano che fu l'emigrazione italiana, la diaspora degli italiani negli Stati Uniti, e si conclude, praticamente non si conclude mai, perché la storia di Sacco e Vanzetti va oltre il 1927, ci saranno 50 anni per il riscatto del nome di Sacco e Vanzetti, e anche oltre il 77 la storia continua ancora, nel senso che ancora oggi la storiografia mondiale discute e dibatte di un caso del quale tutto si può dire tranne che essere chiuso. Una storia che credo conoscano tutti e che, diciamo, sicuramente stasera ci darà un elemento in più per avere notizie su questo fatto storico eclatante di due anarchici, tra virgolette, che sono stati condannati per cose che non avevano, tra virgolette, commesso. Non sto qui a fare un'analisi geopolitica o quant'altro, però voglio piacere di ascoltare e sentire dagli autori quanto potranno arricchire la conoscenza di questo importante episodio storico. In questo numero del Salus TG. Gimbe, sprechi in sanità, voragine da 25 miliardi nel 2014. Il rapporto, un italiano su 5 ha oltre 65 anni, boom di ultracentenari. Nel 2030 i disturbi mentali saranno le malattie più frequenti al mondo. Ben 25 miliardi di euro sono stati sprecati in sanità nel 2014, circa il 23% del totale della spesa, 111,4 miliardi. Le voci che hanno gravato di più sono l'eccessivo numero di prestazioni inefficaci, inappropriate o troppo costose rispetto ai benefici reali e la corruzione, male italico che si annida anche nell'SSN. Queste le cifre illustrate in apertura della 10ª conferenza nazionale Gimbe. Sarebbe opportuno che anche il Ministero provvedesse a elencare una lista di prestazioni che non sono più essenziali, perché l'innovazione tecnologica le ha sostituite, anche per guidare le organizzazioni sanitarie delle regioni a decidere su che cosa disinvestire. In medicina e sanità. Less is more, quindi. Oggi fare di più non significa fare meglio. L'eccesso di tecnologia sta creando nuovi malati. Oltre un connazionale su 5 ha più di 65 anni. I giovani anziani tra i 65 e i 74 anni sono oltre 6 milioni, pari al 10,6% della popolazione residente. Si conferma poi il boom degli ultracentenari. Sono molto più che raddoppiati nel periodo 2002-2013, passando da poco più di 6.100 nel 2002 a oltre 16.390 nel 2013. E di questi l'83% sono donne. È quanto emerge dalla 12ª edizione del rapporto Osserva Salute. Ansia, depressione, demenza, dipendenza, disagio psicologico che spesso si trasforma in sofferenza fisica. Nel 2030 i disturbi mentali saranno le malattie più frequenti nel mondo. Secondo gli ultimi dati, il 38,2% degli abitanti del vecchio continente ne soffre, per un totale di quasi 165 milioni di pazienti. Solo uno su tre riceve farmaci o altre terapie, gli altri non vengono curati. Previsioni meteo per mercoledì 1 aprile. Al nord si rinnovano condizioni di bel tempo prevalente con cieli sereni o al più velati. Locali fenomeni sui rilievi del Triveneto. Al centro da poco a parzialmente nuvoloso con annuvolamenti in sviluppo sui rilievi, locali acquazzoni o temporali. In serata peggiora sulle Adriatiche. Al sud variabile sulle Tirreniche con possibilità di qualche locale fenomeno tra interne campane e Calabria Tirrenica. Venti sino attesi tra nord-ovest e sud-est.
Mari agitati i canali da mossi a molto mossi altrove. Temperature per lo più stazionarie.